Dal punto di vista non mi accontento, dall'altro mi accontento, insomma è un gioco un po' delle parti. Questa proprietà ha dimostrato di voler migliorare la squadra sempre e non è facile nelle nostre condizioni perché il livello della squadra è molto alto. E quindi per me se arrivano altri giocatori che possono aumentare questo potrei essere contento. Qualcosa si potrebbe fare, però questo non significa che siamo nelle condizioni in tutti i sensi per poterle fare. Domani qualcosa abbiamo provato, credo che lui per quanto abbia giocato precedentemente sicuramente sarebbe improbabile dargli una continuità in tutte le partite, nel senso la partita di 3 giorni sicuramente va gestita in questo senso. Per il resto è un giocatore evoluto, è abituato a giocare nel nostro campionato innanzitutto, è abituato a capire la lingua più o meno dell'allenatore, ha giocato nella sua carriera in tanti modi, la prima punta, la seconda punta, da attaccante del 3-5-2 un grande senso di sacrificio, quindi sì, credo che sia disponibile a tutti gli effetti anche mentalmente, quindi ci sono probabilità che possa giocare. E in base a quello che ho visto anche precedentemente, è sempre stato un giocatore che mi è piaciuto anche da quando ero calciatore, ho visto giocare a due a centrocampo, a centrocampista, può fare l'interno, perché ho fatto tante volte l'interno, quindi è un giocatore eclettico sotto questo punto di vista, come lo ricordavo io. È anche vero che allora c'erano le treccine, adesso no, quindi può darsi un po' che sia diverso. Sì, ma la società è presente, ha dimostrato di essere presente nel momento di difficoltà, avrebbe potuto lasciare un alibi alla squadra sottoscritta e non l'ha fatto. Di conseguenza noi non abbiamo alibi, non dobbiamo averne. Naturalmente questo non significa che dovremmo vincere tutte le partite, ma la società ha dato un segnale forte, imminente, e la squadra. Lo percepisco che è contenta e fiera anche di questo, per squadra intendo anche i singoli giocatori. Quindi noi la nostra convinzione ce l'abbiamo che non deve mai sfociare in presunzione perché soprattutto domani potremmo pagarla. Ma queste due